Il controllo meccanico delle erbe infestanti è predominante nell'agricoltura moderna. Nel caso del mais, per esempio, è importante rimuovere bene e velocemente le erbe infestanti tra i filari. Il ha introdotto enormi restrizioni sull'uso di prodotti chimici per la protezione del raccolto, creando nuove sfide per i raccolti ad alto valore. Ne parliamo oggi con Tobias. Tobias, tu hai un'azienda agricola di verdure. Quali sono le sfide più grandi per i raccolti ad alto valore? La precisione è fondamentale. I raccolti ad alto valore sono spesso composti da piante piccole e delicate. E se il trattore sbanda durante la zappatura, c'è il rischio di danneggiarle o distruggerle. Lasciando invece più distanze di sicurezza, il lavoro manuale cresce a dismisura. La coltivazione della lattuga, inoltre, ha altri requisiti speciali. Bisogna guidare lentamente, per esempio 100-200 metri all'ora, ed essere estremamente precisi. Puoi spiegarci come funziona il telaio mobile? Sì, con il sistema di guida John Deere Active Implement Guidance, il ricevitore è posizionato sull'attrezzo, che il telaio mobile può muovere da sinistra a destra mantenendo la traiettoria. Il sistema è collegabile a quasi tutti i trattori. Sul 6M è gestito tutto dall'unità di comando elettriche posteriori, ma si può montare anche su un vecchio 2850. Tobias, puoi mostrarci il sistema integrato John Deere Active Implement Guidance su questo 6R? Certo, è come avere un telaio mobile. È uno speciale cilindro montato che guida la parallela mantenendo l'attrezzo sulla giusta traiettoria. Quali sono i vantaggi di questa soluzione integrata? L'attrezzatura permette di avvicinarsi di più al trattore. Senza il peso del telaio mobile, inoltre, si risparmia sulle spese. Parlando di costi, richiede un grande investimento? No, rientra nel budget. Possiamo sfruttare molti componenti esistenti, come il display, se il trattore dispone già di AutoTrack e funziona con RTK. Serve un ricevitore sull'attrezzatura, ma basta il segnale SF1 gratuito. I due ricevitori condividono il segnale RTK proveniente dal trattore. In più si possono usare i componenti non solo per seminare e zappare, ma anche per controllare attivamente la larghezza di taglio variabile di un aratro. Una zappatrice così precisa non riduce solo il lavoro manuale, ma anche l'uso di prodotti chimici per la protezione del raccolto. Questa sì che è una soluzione intelligente.